Buongiorno a tutti al vostro Homeless. Oggi c'è sole. Questa è, vabbè, poi farò un video anche su questa strada. Questa è la strada più trafficata di Milano. Pare. Aspettiamo un po' se riesco. Aspettate, Pare. Oh, che diavolo, non volevo inquadrare niente, ma aspettate un attimo, seguitemi. Vediamo un po' qua se c'è verso nascondersi. Questa è la strada più trafficata di Milano. Voi non ci credete, a qualunque ora della notte e del giorno. Io qui dormo, dopo una certa ora vengo a dormire, e qui c'è un traffico. Siamo a 10 metri dal centro, c'è la strada principale laggiù che porta alla stazione, c'è un'altra, credo sia Corso Buenos Aires, ma non sono sicuro, comunque porta a Loreto. Però qua c'è solo uffici, non c'è niente. Però stranamente è una strada talmente trafficata che voi neanche ve lo immaginate. Sono i misteri, no? D'altra parte i misteri esistono davvero. Allora, di cosa parliamo? Nulla, Milano la città della moda, dicevano. Boh, io non lo so se Milano è città della moda. Però so che l'altro giorno sono andato al centro commerciale, vediamo un po' se riesco a trovare un'angolazione. Al centro commerciale, in piena estate, vendevano vestiti invernali. Boh. Visto delle tute, cioè proprio erano proprio invernali, maglie, roba invernale, centro commerciale di Arese, famoso centro commerciale di Arese. In più, io sono, non riesco a capire, oh, troppo mi trovo, no, ma no, se no, devo pagare per la pubblicità, perché a me non segnavo, no, a parte gli scherzi, magari non vogliono essere ripresi. Nulla, vendevano tutta roba invernale. In più, in 6 mesi, no, quasi 7, no, 7-8 mesi ci metterei, non sono riuscito a trovare un paio di, si chiamano scarpe da notte, le chiamano volgarmente, si chiamano ciabatte, comunque scarpe da notte di gomma a Milano, non sono in qualche, non lo so, da qualche altra parte, cioè non sono riuscito a trovare un paio di, chiamano scarpe da notte oppure ciabatte di gomma. Presi queste, ora ve le inquadro, ve le ho già inquadrate. Queste qua, vedete, sono di gomma, perché la gomma dura, invece la plastica, le ciabattine di plastica non durano dopo neanche un mese, né un mese, per chi vive per strada, cioè per me che vivo in strada, dopo 2-3 settimane dovrei buttare via. Queste quelle che ho ai piedi, che sono un po' consumate, bisogna ammetterlo, sono mesi e mesi che ce l'ho, però ci piace ancora. Insomma, in mesi e mesi ho girato in lungo e in largo Milano e non ho trovato un paio di ciabatte di gomma. Milano, città della moda. La moda non c'entra nulla, uno dice, vabbè, a Milano, sempre Milano. I misteri? Sono i misteri di Milano, i misteri delle ciabatte. Questa è una storia vera, Questa è proprio una storia vera. Io sono mesi che cerco ciabatte di gomma, ho girato diversi posti, sono stato anche al centro commerciale, non l'ho trovate. Boh, forse non esistono più, non lo so, io le cerco e non le trovo. Niente, boh, cercavo una tuta. Uno dice, vabbè, io la tuta l'avrei trovata. Cercavo una che mi piacesse, le ho trovate, quelle mi piacevano. Ho trovato tutte XXL, io sono alto 1,84 m. Ho trovato tutte XXL e non, cioè, ho della pancia perché insomma mangio, ma non mi c'entravano. 1,84 m XXL di misura, non mi entrava la tuta, sembrava una XS. Poi ho trovato delle tute, altre tute che mi piacevano, e l'interno della tuta, cioè era una tuta, diciamo, per chi vive a 0 gradi, perché l'interno c'era, non so cosa c'aveva, era tutto felpato, pelliccia, non so cos'era. Siamo in estate, non sto dicendo bugie, non me lo sto inventando, sono a Milano e io un paio di ciabatte di gomma buone e una tuta che non sia invernale non l'ho ancora trovata. Vabbè, i misteri, i famosi misteri. Volevo dirvi questo, non ho niente da aggiungere, non ho proprio niente da aggiungere.
Sono rimasto scioccato perché mesi che la cerco, poi in questa città pensavo di trovarla. Non fece niente. Vabbè, ho girato, ve l'ho già detto, nulla, nulla. Volevo fare questo video per... Ditemi la vostra. Ditemi se esistono le ciabatte di gomma. O le tute che generalmente si chiamano estive, che sono leggere. O se una tuta è XXL per uno di 1,84 m. Che non ha, io non ho i coscioni, non le cosce gigantesche, non sono culturista professionista, quindi teoricamente la XXL per uno di 1,84 m gli va bene, giusto? Ha logica? Vabbè, buona giornata a tutti!